Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football Emotion Italia. Oggi siamo qui di nuovo in studio per parlare di qualcosa che mi avete chiesto veramente in tanti ed è il nuovo pallone di Nike. Andiamo! Ragazzi, come vedete tra le mani ho il nuovo pallone di Nike, il nuovo Nike Flight, un capolavoro. Perché? Perché questo pallone è stato studiato e analizzato già da 7 anni che studiano questo pallone, più di 1700 ore. Andiamo ad analizzare subito questo pallone, però vi voglio chiedere subito scusa perché come vedete è già stato usato, ma l'abbiamo usato in campo per poi raccontarvi le sensazioni a voi. È un pallone che questo ci porta una colorazione in totalmente bianco con qualche dettaglio in nero, ma non è assolutamente la colorazione che vedremo nei principali campionati. Per esempio nel campionato italiano e nel campionato inglese avranno le sue colorazioni, e la colorazione che vedremo è prende ispirazione dal Total 90, dal pallone Total 90, quindi un pallone che ha fatto la storia di Nike. Come vedete per esempio qui c'è il dettaglio del 20 e 21 perché sarà appunto il pallone della stagione 2020-2021. Altri dettagli, per esempio qui l'ACC, quindi l'All Condition Control, quella tecnologia che ci dà il massimo grip in tutte le condizioni meteorologiche, quindi anche quando andremo a giocare sotto la pioggia, sia per i portieri che per i giocatori avranno lo stesso grip che quando si andrà a giocare senza pioggia. Inoltre è un pallone che vuole andare a migliorare la sua traiettoria in volo, infatti lo fa ed è grazie al materiale da cui è stato costruito, quindi è un materiale che aumenta e migliora del 30% la sua traiettoria in volo. E questo perché lo fa Nike? Perché molti portieri, molti giocatori si sono sempre lamentati della traiettoria in volo del pallone. Per esempio mi ricordo un pallone che fece molto discutere, che non è di Nike per esempio, è un Jabulani, quello, il pallone del mondiale del 2010, che quando era in volo faceva dei giri strani, e questo ovviamente per i portieri non è assolutamente una cosa positiva, ed è questo che vuole migliorare Nike, appunto migliorare la sua traiettoria in volo. E appunto come lo fa? Con questo materiale, il materiale con cui è stato costruito questo pallone, e anche con la forma che dà alle sfere. Ovviamente come vedete qui ci sono dei piccoli rilievi, ed è questo che va a migliorare del 30% il volo con questo pallone. E ragazzi, vi assicuro che funziona assolutamente. Io ho potuto provarlo, l'ho potuto provare in campo sia facendo dei rinvii e sia mettendomi in porta, quindi con i guanti, e provando a pararlo, ed è un pallone veramente spettacolare che ovviamente quando si va a calciare il pallone non prende direzioni strane e va dove vuoi che vada. E anche con i guanti, quindi quando si va a avere la sensazione della presa, funziona assolutamente benissimo. È un pallone che funziona molto bene. Inoltre un altro dettaglio è che questo pallone, come vedete, sembra che sia fatto da un'unica pezza, ma non è così. È stato costruito in 4 pezzi. Come vedete qui forse si nota un po' di più le cuciture, ma ed è questo una cosa fondamentale anche qui. Nike ha ridotto al massimo i piccoli pannelli. Per esempio, come vedevamo prima, i palloni erano costruiti in vari pannelli, in vari pezzi. Ora troviamo un pallone costruito solo in 4 pezzi, ed è una cosa che va a migliorare appunto anche questo, la traiettoria in volo. Inoltre va a migliorare le prestazioni sotto l'acqua, perché l'acqua non andrà ad entrare, quindi non si andrà ad appesantire il pallone. L'unica cosa che forse è un aspetto negativo di questa composizione in 4 pezzi è che si ha molta più difficoltà a trovare la sfericità, quindi la sfera del pallone, ma Nike ce lo ha portato come vedete, ed è un pallone spettacolare che vi consiglio a tutti. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, questo è tutto quello che dovevate sapere sul nuovo Nike Flight. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento e ci vediamo in un prossimo video.